quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, buon sabato. Lo dico o non lo dico? Lo dico. Vabbè. Ah, non l'ha detto, meno male. La donzelletta viene dalla campagna sul canale del sole. Vabbè. Non è la donzelletta che viene dalla campagna. E chi è? Sono le toscanelle. Ah, che arrivano a presentarci proprio quello che è il loro motivo per eccellenza, le tu toscanelle. Dimmi che ti piace, che ti pare, ma a me le toscanelle mi piacciono perché sono anche simpatiche. No, dico strano. No, a parte che sono carine, sono molto, sono delle belle donne, cioè, ma mi piacciono anche perché sono, portano un po' quelle canzoni toscane che probabilmente non hanno mai cantato, nessuno vero, ha mai cantato, vero. Tipo ho ascoltato qualche volta Viva la Torre di Pisa, che è molto carina, cioè, quindi mi fa piacere ascoltare queste cose fatte in una versione semplice, tradizionale, niente, ma bella, pulita. E allora oggi però invece ci fanno ascoltare il loro biglietto da, loro biglietto da visita, si chiamano Le Toscanelle, e ci fanno ascoltare Le Toscanelle. Chi andiamo adesso, Paola? Andiamo con Bianca, Francesco e il punto d'appoggio. È fondamentale il punto d'appoggio. Sì. Che ci fanno ascoltare La storia del mio amore. Vai. Era tanto tempo fa, il sole è sceso su di noi. Era grande la città che girava intorno. Mi prendeva tra le dita, è la storia del
si è persa poi nel vento, nel vento. Amici non ne ho, da quando sei andata via, e racconto a tutti che questa non è casa tua. Era tanto tempo fa, il sole è sceso su di noi. Era grande la città che girava intorno a me, mi prendeva tra le dita, e la storia del mio amore che vorrei dimenticare. Che girava intorno a me e si è persa poi nel vento, nel vento, nel vento, nel vento, nel vento. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervistiamo Ruggero Scandiuzzi. Vai. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, con Ruggero Scandiuzzi. Abbiamo parlato, caro Ruggero. Intanto siamo orgogliosi e felicissimi di ospitarti nel nostro programma, perché è un grande nome, una grande voce, un grande personaggio, dovunque e comunque sempre con grande successo. Ma abbiamo parlato giorni addietro riguardo a una canzone che è Stella. Stella è una canzone commerciale, bella, che però ha raggiunto il cuore di tutti e piace tuttora. La fai ancora durante le tue serate? Te la chiedono? Indubbiamente. Se non la faccio due volte me la fanno fare. Guai. Sicuramente. Io dico che a ogni disco, se trovassi una canzone come Stella, per me sarebbe un grande successo, una grande fortuna. Perché veramente mi sono anche un po' identificato con questo Stella, anche perché nelle grandi trasmissioni come Fiorello, come qualcun altro, ogni tanto viene fuori un, due, tre Stella. È come se l'avessi inventato io, invece è un gioco di tanti anni fa. È stato messo in musica allegra. E in Toscana si chiamavano le belle statuine. Le belle statuine. E questo gioco a Stella è piaciuto veramente ai bambini, perché ai bambini, guarda, è stata veramente una canzone. Quando passo, è quello che canta Stella, è lui. E poi invece è piaciuto anche molto alle persone grandi, ecco, perché è una storia vera. Certo. Ma è una storia vera, quindi. Certo. E praticamente abbiamo fatto veramente un successo con quella canzone. Abbiamo venduto veramente migliaia di cassettini, perché avevo fatto le cassettine, le musicassette, poi l'abbiamo fatto anche i CD, allora lì anche le migliaia. Sai, è stata una fortuna nel nostro piccolo, però sempre nel nostro ambiente, noi non parliamo dei milioni di dischi e di CD, però è stato veramente un exploit sia per il produttore ma anche per noi, perché come orchestra ci ha supportato molto, sia nelle serate che poi anche nelle vendite. E praticamente mi ha identificato. Diciamo, io a me mi conoscevano molto per Applauso in Paradiso, la canzone dedicata a mio padre, per quella cosa lì. Quando ho fatto Stella, poi c'è stato il boom, ecco, proprio. Allora stato, l'ascoltiamo, diciamo, Ruggero. Allora l'ascoltiamo subito. Perché secondo me, ecco perché piace a giovani e meno giovani, perché i giovani perché è una canzone brillante, eccetera. Esatto. I meno giovani perché penso che ognuno di noi, ognuno di anche di tutte le persone, abbia vissuto in qualche modo un po'
una cosa simile a, sì, alla storia di Stella. Questo ragazzino era innamorato della biondina e quando lei sbagliava lui faceva finta di non vedere, era riproverato dagli altri ragazzi e dice: ma come mai quella lì non dici mai che ha sbagliato? La proteggeva, la proteggeva. Ruggero Scandiuzzi, questo grande successo, questo grande personaggio con Stella. I capelli biondi e gli occhi azzurro mare, mi guardava senza dire una parola, gli occhi miei l'andavano a cercare tra i bambini del cortile della scuola. Quando gli occhi si incontravano nell'aria, improvvisamente mi batteva il cuore. Era un misto di coraggio e di timore, però sembrava amore quella cosa lì. Un, due, tre, Stella, di colpo mi giravo, lei era tanto bella ed io mi innamoravo. Facevo in modo che vincesse lei. Un, due, tre, Stella, e lei si avvicinava, mio Dio com'era bella, con gli occhi mi guardava e con la bocca allegra sorrideva, e dopo succedeva che vinceva lei. Stella, dove sei? Tanto che non siamo più bambini, tutti sanno che purtroppo il tempo vola, non so più che fine han fatto i soldatini e non c'è nemmeno più la vecchia scuola. Ieri al Luna Park ho visto una bambina con un muso dolce e furbo da monella, e ho saputo che sua mamma è proprio quella con cui giocavo a Stella un mucchio d'anni fa. Speravo di vedere la sua mamma e le ho chiesto come mai era da sola. Lei mi ha detto che la mamma se n'è andata ed è il babbo che la porta sempre a scuola. Dice che le piace tanto un ragazzino che le porta sempre a scuola la Nutella, e che nel cortile questa è proprio bella, si gioca ancora Stella come i tempi miei. Un, due, tre, Stella, di colpo mi giravo, lei era tanto bella ed io mi innamoravo. Un, due, tre, Stella, lei era la più bella ed io facevo in modo che vincesse lei. Un, due, tre, Stella, e lei si avvicinava, mio Dio com'era bella, con gli occhi mi guardava. Succedeva che vinceva lei. Stella, dove sei? Stella, dove sei? Stella, dove sei? I nostri inviati speciali si trovano in giro per il mondo. Dove saranno? Saranno ancora a Siena, ma penso ma... proprio di sì, allora, dai, ma chi risposta? Mirko Latessi, Cristiano Chiesi, inviati speciali in viaggio. Fatti, 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 fatti. Da domani, da domani. Ciao Luciano, oggi sono a Siena e ovviamente sono sempre a giro insieme a Cristiano in cerca di persone da intervistare. Oggi ho trovato un signore favoloso. Allora, lui si vergognava a apparire davanti alle telecamere, però mi ha raccontato un aneddoto che mi ha fatto molto ridere e te lo voglio raccontare. Allora dice che l'altra sera era nel campo con la sua moglie. Ora devi sapere che questo signore nel campo c'ha tutti gli animali, no? E ci vanno a cena la sera. Si dice, mentre erano tutti a tavola, la sua moglie gli fa: oh Leonardo, dice, domani e sono 30 anni che siamo sposati. Dice, che si fa? Si ammazza il maiale. E lui dice, perché dice non è mia orpa sua? Ma te lo immagini e ciucchi si trova a giro. Ciao Luciano, e ti saluto e si va a cercare altre persone da intervistare. Da Mirko e Cristiano un saluto e siamo ciucchi di nulla. Fatti, 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 fatti. Da domani, da domani.
Proseguono i ritornelli con una richiesta che ci fanno sempre durante le nostre serate, chiedetela magari un po' prima, non verso le due, chiedetemela verso mezzanotte, sì. Allora dedicata a tutti voi, My Way. Regrets, I had a few, but then again, a few to mention, I did what I had to do. And so we're through without exemption. I'm playing in a charter course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my yes, there is time, I'm sharing in. When I be more than I could chew, my told it all, and there was no I had it up and spit it out. I fed it all. And cry, I hurt my feel, my share of losing, and now I still survive. I found it all so amusing. The thing I did all that, it may I say, never in a shy way. Oh no, 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 never me. Cause I did it my way. Oh, what's a man, what has it got? He knows himself than he has not. To say the truth, adesso andiamo ai ricordi di ritornelli avvicinandoci a Sanremo. Cosa sì. abbiamo oggi? Siamo nel 1982, il primo posto se lo guadagnò Riccardo Fogli con la bellissima Storia di tutti i giorni che ascolteremo fra poco dalla voce di Omar Lambertini. Riccardo Fogli partecipò 8 volte al Festival di Sanremo e vinse solo una volta nell'82 appunto con Storia di tutti i giorni. L'ultima sua apparizione a Sanremo è datata 1992. Questo brano venne premiato anche in termini di vendite perché il singolo raggiunse il primo posto delle classifiche e fu il 14° più venduto dell'anno. Curiosità, la sua vittoria non mancò di suscitare polemiche, si parlò all'epoca di una vittoria annunciata, se non addirittura decisa a tavolino in virtù di accordi presi fra le varie case discografiche. A queste illazioni mai provate, Fogli replicò, ovviamente seccato, insomma, che tanto a Sanremo le polemiche non mancano mai perché sono parte integrante del festival. Ascoltiamo dalla voce di Omar Lambertini, Storie di tutti i giorni. Vai! Mi ricordo
Volami nel cuore, volami nel cuore, questa romantica bella canzone che ci fa ascoltare l'amico Paolo Bertoli. Guarda, un'onda se ne va e adesso un'altra arriverà. Io che corro incontro a te, tu mi baci e sento che la vita è più preziosa condivisa insieme a te. Piove amore su di me, sulla spiaggia il sole che ci fa sentir bambini, torna alla mia ingenuità. E la gente tutta intorno che scompare sembra che il mio mondo sia l'amore che ho per te. Mattina tu vedrai cieli azzurri su di noi. Io che corro incontro a te, tu mi baci e sento che la vita è più preziosa condivisa insieme a te. Piove amore su di me, sulla spiaggia il sole che ci fa sentir bambini, torna alla mia ingenuità. E la gente tutta intorno che scompare sembra che il mio mondo sia l'amore che ho per te. Ciao amici, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Mancate. Tra poco ci vediamo ciao. Al Frido per ballare e per passare insieme una serata straordinaria. Ciao. A fra poco. In televisione domani. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.